Namaste, buongiorno e benvenuti al mio canale Namaste India, presentato da Ciao India Tours. Io mi chiamo Amit Kumar e questa volta farò una serie di tre video. In questo video vi racconterò la religione Sikh, le loro credenze e le loro usanze. Nel prossimo video vi porterò al famosissimo Tempio d'Oro dei Sikh e nel terzo video vi racconterò la connessione tra l'assassinio di Indira Gandhi e Tempio d'Oro. Allora, adesso torniamo alla religione Sikh. Il Sikhismo è la quinta più grande religione con 25 milioni di fedeli. In tanti paesi i Sikh vengono scambiati per musulmani con quello che ne consegue, ma il Sikhismo è completamente diverso dall'Islam. Questa religione è nata alla fine del XV secolo ed è stata fondata dal primo guru dei Sikh, Guru Nanak Dev. Ci sono 10 guru umani, ma il libro sacro, che si chiama Guru Granth Sahib, è considerato come un vero e proprio guru. Infatti, il decimo guru, Guru Gobind Singh, aveva rivelato che dopo di lui non ci sarebbe stato più nessun altro guru in forma umana, e per questo i Sikh devono considerare solo il libro sacro come il loro guru. Al suo interno si trovano gli insegnamenti dei guru precedenti. Quindi in totale ci sono 11 guru. La preghiera consiste nel recitarne i versetti e può durare fino a 2 ore, sia la mattina che la sera. Non ci sono i preti. La comunità sceglie 5 Sikh, che rappresentano i primi 5 Sikh battezzati da Guru Gobind Singh, l'ultimo guru nella forma umana. Questi 5 Sikh officiano il rito del battesimo con l'acqua sacra, chiamata Amrit, nettare, durante la cerimonia del Amrit Sanskar. Da quel momento l'iniziato dovrà mostrare le 5 K, i segni fisici della fede. Primo, Kesh, i capelli che simboleggiano potere e santità. Per i Sikh i capelli sono come una benedizione. Non vengono tagliati, ma tenuti lunghi e raccolti in un turbante. Le donne possono usare sia il turbante che una sciarpa. Secondo, Kanga, il pettine fatto di legno che simboleggia l'igiene, usato per mantenere i capelli in ordine. Terzo, Kara, il bracciale d'acciaio rotondo a simboleggiare l'energia divina che non ha né inizio né fine. Ricorda la verità, il potere, l'integrità ed insegna a non odiare ed a non avere paura. Quarto, Kachera. Le mutande o sottovesti di tipo allungato sono il simbolo dell'autocontrollo e della castità. Quinto, Kirpan. Il pugnale, simbolo religioso della forza e della lotta contro l'ingiustizia. Questo regolamento vale sia per l'uomo che per la donna, considerati dal sikhismo di pari livello. Come gli induisti, anche i Sikh credono che questa sia l'epoca di Kali Yuga, cioè il periodo del buio. Però i Sikh non credono nelle caste, nel paradiso, nell'inferno e neanche nella conversione, ma credono nella reincarnazione, nel karma e nella salvezza, che si può ottenere tramite Smaran e Seva. Smaran vuol dire credere nell'unità di Dio, il servizio verso Dio recitando le parole del libro sacro e meditando. Seva vuol dire servire l'umanità tramite la giustizia, l'umanità e la parità. Il simbolo sacro si chiama Khanda, nel quale sono raffigurati al centro la spada a doppio taglio, il cerchio che rappresenta il Dio senza inizio e senza fine, e dai lati 2 pugnali. Spero che io sia riuscito ad illustrarvi in modo chiaro e conciso le caratteristiche fondamentali dei Sikh. Se vi ho incuriosito con questo mio video e volete vivere in prima persona tutto questo e molto altro ancora, Ciao India Tours saprà soddisfare ogni vostra richiesta. Quindi iscriveteci nella sezione dedicata sul nostro sito www.ciaoindiatours.com, oppure potete mandarci direttamente un'email a info@ciaoindiatours.com.
Se volete vedere altri video interessanti, connettetevi con noi e iscrivetevi al nostro canale Namaste India, presentato da Ciao India Tours, vostra finestra sull'India. Ci vediamo presto con il mio prossimo video. Ciao, Namaste!